è storica questa sede, ben fermo. Questa è la sede storica del quartiere Malaci. No, silenzio. Che e alla vista per auto, il sogno promozione continua, oggi una bella sfida vinta meritatamente. Sì, è stata una bella conferenza sicuramente, di questo devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno meritato in campo con amore, si prendono la maglia, insomma hanno meritato questo risultato abbastanza buono, i complimenti ai ragazzi. Senti, quanto ha influito con l'espulsione nel 45esimo di Scrozzo? Nell'analisi della partita sicuramente tanto, perché Scrozzo in queste categorie è un ragazzo, un giocatore che si fa rispettare, quindi diciamo che siamo stati parecchio agevolati, anche se a prescindere da questo episodio credo che alla fine avremmo fatto comunque una storia. Adesso ci sarà l'ostacolo Castellammare che ha il vantaggio del posto in classifica. Come si prepara una sfida così importante? Si prepara col solito piglio, con la solita abnegazione, con i sacrifici che abbiamo fatto durante tutto l'arco del campionato, e a maggior ragione dico, durante la prossima settimana saremo ancora più concentrati e con più cattiveria. Mare per noi non è un ostacolo. Responsabile del marketing, insomma. Devo dire. Giuseppe domenica un altro scontro importante a Castellammare, sicuramente sarà un'altra fatica importante, diciamo, contro una squadra che vuole, come vuoi, ottenere la promozione in eccellenza. Allora, noi siamo consapevoli delle nostre forze, certamente andremo là a giocarci la partita perché vogliamo vincere, vogliamo l'eccellenza e questo è un dato di fatto. E io sono qua soprattutto a fare un plauso alla cittadinanza di Partinico che oggi è accorsa qua allo stadio, numerosissima, è una vittoria della città, noi ci crediamo ed è un sogno che la città di Partinico vive e la vogliamo vicino a noi, quindi domenica noi vogliamo che i tifosi di Partinico siano qua a festeggiare insieme a noi. Mi imbocca lui. Sio Vernuno sabato? No, domenica. Sabato c'è. Primo maggio. Sabato c'è. Sabato c'è. Perché può andare a maggio? Primo maggio c'è. C'è il domenica. Il direttore sportivo è un risultato importantissimo, la partita non era, diciamo, così facile come si poteva prevedere, ma la discussione di Scrozzo un po' agevolato, però è una vittoria meritata. Una vittoria meritatissima, abbiamo vinto
tempo è stato equilibrato con l'espulsione di Scrozzo, nel secondo tempo abbiamo vinto senza problemi. Ora andiamo a Castellammare, sarà una partita difficile perché dobbiamo vincere obbligatoriamente. Castellammare è una squadra forte, ma noi abbiamo un solo obiettivo, vincere, quindi giocheremo con la testa per fare la vittoria e andare a fare lo spareggio per l'eccellenza contro il Torre Grotta. C'è una partita che arriva in un momento positivo per l'Audace, anche dal punto di vista fisico la squadra ha girato molto bene. Sì, è da più di un mese che non prendiamo gol, facciamo risultati, non perdiamo una partita, quindi andiamo con uno spirito positivo per vincere e portare i nostri colori nero-verdi in alto per la Sicilia. E poi sopra la tua spagna. Aspetta, era un'intervista qua. Sì. Ma passa mia che ci passano alla mesa. Adesso.